Ben trovati alle proposte laboratoriali destinate alla scuola secondaria di primo grado e aventi per oggetto l'Unione Europea, realizzate nell'ambito della cattedra Jean Monnet dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Prima di entrare nel vivo delle proposte laboratoriali, farò qualche precisazione sia sul rapporto che intercorre fra le lezioni, in particolare sulle lezioni dei corsi di formazione e i laboratori, poi un approfondimento sui laboratori didattici e le attività svolte nell'ambito della cattedra Jean Monnet, e poi un approfondimento dei cenni più che altro, scusate, sulla didattica laboratoriale. E infine entrerò, come già detto, nel vivo delle proposte laboratoriali. In generale, quando si tiene un corso di formazione, i relatori affrontano un argomento in particolare, forniscono degli aggiornamenti su questo argomento in base alle recenti acquisizioni della ricerca scientifica, oppure affrontano un argomento nuovo. Oppure parlano in generale di un argomento molto, molto complesso. Di tutto questo, scusate, diventa patrimonio culturale e professionale dei docenti, se parliamo di corso di formazione per docenti, e perché no, patrimonio anche umano degli stessi. Sta poi ai docenti, quando vanno in classe, declinare, adattare, riferire, comunque fornire dei saperi corretti o aggiornati nel modo e nei termini che loro riterranno migliori e opportuni. A questa regola, se vogliamo così, a questa prassi, non sfuggono i laboratori didattici della cattedra Jean Monnet, ma soprattutto le attività. Nell'ambito della cattedra Jean Monnet sono state svolte delle attività di formazione destinate ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado. I relatori hanno affrontato diverse problematiche riguardanti l'Europa e i suoi rapporti con la contemporaneità. Quindi sono stati approfonditi argomenti quali le istituzioni dell'Unione Europea e la loro dinamicità, se così possiamo dire, la storia dell'Unione Europea con approfondimenti su particolari momenti critici o di grande importanza o di particolare rilievo, e ancora i rapporti fra l'Europa e il mondo globalizzato. Sono state poi avviate delle riflessioni sul concetto di civiltà europea e su quello di identità nazionali, che sono stati fatti rientrare all'interno di una più generale riflessione sugli stessi concetti di civiltà e di identità. Sono poi state approfondite le politiche economiche dell'Unione Europea, con particolare riguardo sia alla ripartizione dei fondi che alle politiche agricole dell'Unione Europea. Collegate a queste attività, a queste lezioni, collegati a queste attività, a queste lezioni, ci sono stati dei laboratori didattici destinati alle scuole secondarie di primo grado, laboratori didattici che hanno cercato di essere il più possibile connessi, avere il più possibile punti di contatto con le lezioni svolte, con i temi affrontati durante le lezioni. Questo perché, come già accennato prima, ci deve essere un legame fra ciò che si apprende, le novità di ciò che si apprende e poi le ricadute didattica laboratoriale. Didattica laboratoriale è, cioè, uno dei tanti modi per fare didattica. Qui lo si è scelto per le attività sull'Unione Europea. Per didattica laboratoriale, in maniera molto semplice, intendiamo quel processo attraverso il quale gli alunni, svolgendo delle attività su indicazioni del docente, acquisiscono dei saperi, quindi un'acquisizione di saperi attraverso abilità, se vogliamo, e insomma l'imparare facendo. Bene, e entriamo nel vivo delle proposte laboratoriali sull'Unione Europea. Anche qui però alcune precisazioni. Sono destinate alla scuola secondaria di primo grado. La fascia di età non è ovviamente quella delle scuole secondarie di secondo grado. Qui parliamo di alunni di età compresa fra gli 11 e i 14 anni, una fascia di età già critica di suo, alla quale bisogna dosare bene gli argomenti da svolgere, anche gli approfondimenti. Bisogna capire fin dove ci si può spingere con
l'approfondimento. A questo si aggiunga anche una difficoltà di carattere tecnico, tra virgolette. In pratica, le indicazioni nazionali, quelli che comunemente sono chiamati programmi, anche se i programmi non esistono più, ci dicono che l'Unione Europea, la sua storia, le sue istituzioni, la sua moneta, sono argomento di geografia da svolgere durante il secondo anno. Invece, gli stessi argomenti sono svolti in maniera più ridotta e prediligendo un taglio politico. In storia del terzo anno, sostanzialmente nella seconda parte dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado. Come vedete, c'è già un certo elemento di una certa problematicità, e ancora l'Unione Europea, le sue istituzioni e la sua storia erano l'oggetto prima di cittadinanza e Costituzione, e ora dal 2019, in base alle recentissime linee guida del 2020, del nuovo insegnamento di educazione civica. Insomma, uno degli argomenti da svolgere. Quando, in che anno, a chi destinarlo, poi dovrà decidere il docente. Abbiamo pensato a cinque laboratori, uno in sostanza, in realtà un laboratorio preliminare. Cinque laboratori. Questi laboratori in parte si ispirano agli argomenti che normalmente si svolgono sia in storia che in geografia sull'Unione Europea. In parte prendono spunto dalle novità. Prendono spunto dalle novità, ma anche dai suggerimenti, dagli stimoli forniti durante le lezioni del corso di formazione. E ancora traggono spunto, là dove è possibile, dai laboratori presentati per la scuola secondaria di secondo grado. Questo che si presenta qui è una sorta di, ripeto, mini percorso sull'Europa. Si può affrontare l'intero argomento Unione Europea in geografia. In storia da un punto di vista laboratoriale, oppure il docente può decidere di approfondirne un particolare aspetto. Eccoli qua, per ora leggo i titoli e adesso mi accingo a presentarli. Il primo è l'attività preliminare su che cos'è l'Europa, mirato a far acquisire la differenza fra Europa continente, Europa degli Stati e poi Unione Europea. Poi l'Unione Europea come percorso ad ostacoli, quindi una sorta di storia dell'Unione Europea, dove saranno evidenziati dei momenti anche di criticità. Poi un approfondimento sull'euro che ci permetterà non solo, anzi permetterà agli alunni non solo di conoscere meglio la moneta che loro utilizzano, ma anche di riflettere sul concetto di identità. Infine, le istituzioni e le agenzie dell'Unione Europea e come si fa ad entrare nell'Unione Europea. Tolto il quinto laboratorio, gli altri sono tutti argomenti che vengono comunemente svolti nell'ambito dei programmi di geografia, un po' meno di storia, ripeto, lì si predilige di più il taglio politico, di formazione e allargamento dell'Unione Europea e anche di educazione civica. Quali sono gli obiettivi? Li abbiamo detto, gli obiettivi poi vanno sempre messi e sono funzionali non solo all'acquisizione di saperi e abilità, ma anche alla loro valutazione. Quindi gli alunni dovranno acquisire la differenza fra il concetto di Europa continente e Unione Europea. Dovranno conoscere la storia dell'Unione Europea, la moneta europea e quindi riflettere sul concetto di civiltà europea e sulle identità nazionali. Lo faranno attraverso l'euro. Quindi dovranno conoscere, non in maniera approfondita ovviamente, ma in relazione all'apporto alla loro fascia di età, le istituzioni dell'Unione Europea e poi attueranno pratiche di cittadinanza europea. Il cittadino europeo deve sapere un pochettino in quale orizzonte si colloca, quali sono i principali uffici, cosa fa il Parlamento europeo, che cos'è il Consiglio d'Europa e così via. E poi pratiche di cittadinanza digitale, in maniera elementare, lo troviamo anche nelle nuove linee guida di educazione civica, saper navigare con internet e selezionare le informazioni. Veniamo al primo laboratorio, un laboratorio preliminare, ho detto, e serve a far acquisire una conoscenza che per gli adulti sembra scontata, ma che in realtà non lo è. È vero, nel linguaggio corrente si tende ad identificare l'Europa come l'Unione Europea col termine di Europa, ma un'identificazione che ha valore solo nell'ambito di una contestualizzazione, cioè quando si dice l'Europa ha stanziato 600 miliardi per le politiche energetiche green,
Beh, non significa che tutto il continente europeo ha stanziato quei soldi. È chiaro che chi afferma questo fa riferimento implicito all'Unione Europea. Queste differenze, questo aspetto, però è bene che gli alunni lo assimilino meglio, lo interiorizzino e quindi è opportuno far che loro abbiano proprio interiorizzato la differenza fra Europa continente, Europa come insieme politico, Europa come territorio formato da tanti stati, Unione Europea come insieme di stati che hanno firmato fra loro degli accordi. Cosa dovranno fare? Disegnare un'attività molto semplice. Qui ci tengo a precisare che tutte le attività che vado a proporre sono realizzate con materiali di uso comune e, per quanto riguarda l'informatica, attraverso i computer che si trovano nelle aule di informatica di cui ormai tutte le scuole sono dotate. Sono attività, ripeto, molto semplici. Dovranno disegnare su carta lucida prima l'Europa fisica, poi l'Europa, la carta muta dell'Europa politica, e infine dovranno fare un web quest. Il web quest già in sé si prefigura come pratica laboratoriale, cioè una ricerca di informazioni su internet su indicazioni date dal docente. In questo caso il sito è quello dell'Europa, dell'Unione Europea, europa.eu. Gli alunni andranno a ricercare gli stati dell'Unione Europea. Una volta che li avranno trovati, coloreranno la carta muta. E quindi vedete, questo è lo screenshot del sito dell'Unione Europea con la pagina di interesse per questa attività. Questo è molto simile al prodotto finale. E poi ci sarà un momento di riflessione con gli alunni in classe, proprio la differenza fra gli aspetti fisici e quelli politici, come mai alcuni stati sì, altri no, verrà fuori il discorso del Regno Unito e così via. Per, diciamo, verificare l'acquisizione di questi apprendimenti ci sarà un questionario finale. Bene, andiamo avanti. Seconda attività. Storia dell'Unione Europea non è quella cosa lineare che a volte possiamo immaginare anche per motivi di semplificazione didattica. Ma probabilmente è stato più un percorso articolato e con non pochi ostacoli. Cosa ci si prefigge con questo laboratorio? Di conoscere i momenti più importanti comunque del processo di formazione dell'Unione Europea, ma far assimilare agli alunni che questo processo non è stato lineare, ma articolato a volte con momenti di difficoltà. In primo luogo, questa è un'attività piuttosto complessa, ma in realtà semplice da realizzare. Il docente di storia e geografia predispone delle schede di cronistoria dell'Unione Europea. Come sono queste schede? Lo stesso docente, utilizzando qui, ho utilizzato il sito europa.eu, magari altre fonti, individua le tappe più importanti del processo di formazione e di integrazione dell'Unione, Europea. In corrispondenza di queste può mettere o una freccia verde per indicare la linearità, ripeto, del processo di formazione e integrazione, il suo andare avanti, e invece con un ovale rosso i momenti di criticità, di difficoltà del processo di integrazione dell'Unione Europea. Uno di questi, appunto, è quello più recente, quello del 23 giugno 2016, sulla Brexit, ma anche i fatti che stanno accadendo mentre registriamo questa lezione sono piuttosto indicativi. Torniamo indietro. Bene, quindi una volta svolte queste schede entra in ballo il secondo docente, un'attività che si deve svolgere in collaborazione fra il docente di storia e geografia e quello di educazione fisica. La squadra viene divisa, la classe, scusate, viene divisa in quattro squadre. Ognuna di queste In quattro squadre, scusate. Il docente di educazione fisica avrà cura di preparare un percorso composto da 10-15 punti di controllo, almeno la simulazione che abbiamo fatto ne prevede tanti. Dopodiché, in corrispondenza di questi punti di controllo, il docente di storia e di geografia collocherà le schede che abbiamo visto prima, un pacco per ogni squadra, magari ne potrà contraddistinguere con un colore, se vogliamo. Una volta predisposto il percorso, partiranno le squadre, cioè partirà un alunno per ogni squadra che svolgerà nel più breve tempo possibile il percorso utilizzando una mappa. Su questa mappa sono riportato, scusate, il percorso
con in scala metri centimetri. Per inciso, è anche possibile non fare l'orienteering, ma una touch al tesoro, però ritengo più utile far svolgere un'attività di orienteering anche per sviluppare e ampliare le abilità di orientamento degli alunni e poi ai fini di una maggiore vera interdisciplinarietà fra le diverse discipline, appunto. Bene, una volta terminata questa attività che dura circa un'ora, le squadre si riuniscono, prendono tutte le schede e le ordinano cronologicamente. Successivamente copieranno ogni alunno sul proprio quaderno diciamo, l'ordine di queste schede, le trascriveranno anche qui sul quaderno, ripeto, in ordine cronologico. Una volta terminata questa attività ci sarà un momento di riflessione generale con gli alunni in classe, si analizzeranno i diversi momenti di criticità o i momenti più importanti dell'Unione Europea, volendo si possono approfondire, però tutto deve nascere da questo rapporto, se vogliamo, induttivo ma anche deduttivo sulla base dei materiali raccolti. Poi provvederà il docente, se lo ritiene opportuno, ad approfondire oppure no alcuni argomenti o tutti. Lì è molto importante la relazione che si viene a creare con la classe. Successivamente, questo è un primo elemento di valutazione per geografia, per storia, ogni alunno creerà una linea del tempo sulla base proprio delle informazioni raccolte. Non finisce qui, c'è una fase ulteriore. Il percorso di destrezza a tempo, una volta si chiamava gincana. La classe viene portata in palestra, palestra coperta o anche scoperta, viene divisa di nuovo in squadre e a turno ogni alunno affronterà un percorso ad ostacoli, potremmo così dire. Chi lo completa per primo ha diritto a rispondere a delle domande. E queste domande le avrà preparate il docente di storia e geografia. Quindi una sorta di questionario predisposto dal docente di geografia. Vince la squadra che risponde al maggior numero di domande. Non solo, qui c'è una doppia valutazione. Qui per storia e geografia. Invece per educazione fisica verrà valutato sia il punteggio della fase di orienteering, sia anche qui i tempi e i piazzamenti di questo percorso. Alla squadra vincente sarebbe opportuno che i docenti predispongano un attestato molto semplice, anche per gratificarli ulteriormente. Per la valutazione finale di questo laboratorio interdisciplinare, il docente di storia e geografia preparerà un questionario finale. Passiamo al terzo laboratorio, l'euro. Gli alunni della fascia di età 11-14 anni sono figli dell'euro, se volete, la moneta con cui sono nati, che loro utilizzano. Quindi un obiettivo è conoscere un po' meglio la propria moneta, però al tempo stesso l'euro ci dà un'ottima opportunità per riflettere sulla civiltà europea e sulle identità nazionali. Come? Beh, allora, anzitutto il docente predispone delle schede di rilevazione. Eccola qui. Ogni alunno riceverà una scheda, grosso modo così, nome e cognome dell'alunno, lo stato. Ad ogni alunno verrà attribuito, ogni alunno sceglierà uno stato dell'Unione Europea. Se la classe è numerosa, più alunni faranno lo stesso stato. Poi ci sarà l'attività di web quest. In cosa consiste? Come già detto, una ricerca su internet su indicazioni del docente. Andranno sul sito dell'Unione Europea e ricercheranno le monete euro, delle banconote se ne occuperà il docente, e i simboli utilizzati dagli stati europei. Su questa scheda loro riporteranno uno, i criteri che hanno portato i paesi dell'Unione Europea ad adottare quei simboli. E poi sotto riprodurranno, copieranno e incolleranno ovviamente le immagini delle monete, sia la faccia comune una volta sola e poi le facce nazionali, cioè i simboli che ogni Stato ha ritenuto opportuno mettere sulle monete. Una volta compilate queste schede, quindi con immagini e descrizioni sul sito dell'Unione Europea, c'è una documentazione completa. Chi vuole magari può approfondire alcuni simboli, oppure se il docente lo riterrà opportuno, farà approfondire determinati simboli, però
diciamo che già le informazioni che ci sono lì sono più che sufficienti. Bene, si ragionerà in classe sui simboli e sulle identità degli alunni a partire dalle monete, docente con delle banconote. Ecco, qui ho riportato alcuni esempi, vediamo la slide, qui c'è la faccia comune, ecco qui vedete quello che potremmo anche chiamare fronte dell'euro con l'indicazione del valore della moneta e poi c'è tutto il resto, queste si chiamano facce nazionali e quindi nell'ambito di questa discussione gli alunni analizzando le monete che hanno e ragionando con la classe e ragionando tutti insieme può venire fuori ad esempio che l'Italia si identifica con la sua storia culturale e letterario. Pensiamo che nella moneta da 2 euro c'è l'effigie di Dante, la Germania col simbolo dell'aquila, la Francia, la seminatrice che rappresenta l'unità e l'identità dei francesi, già la si trovava sulle monete precedenti, sulle monete e sui francobolli della Francia, e quindi rappresenta l'unità e l'identità della Francia nella diversità europea. E qui sarebbe opportuno ricordare che il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, o ancora questa è la Grecia con la civetta che fa riferimento ad una moneta dell'antica Grecia, quindi c'è una sorta di parallelo con la propria storia. O ancora l'eire ha deciso di adottare l'arpa celtica quale simbolo nazionale. Quindi su questi argomenti si aveva una discussione. Anzi, più che altro, più che discussione, una riflessione con i ragazzi sulle varie identità, su cosa uno Stato si identifica e quali simboli utilizza. Ad esempio, il Belgio, eccolo qui, ha deciso di utilizzare quale simbolo l'effigie del sovrano. E quindi lì si può percepire una forte identificazione fra Stato e monarchia, praticamente. Il docente porterà delle monete. Farà vedere delle banconote e riflettere su ciò che vi è raffigurato, in particolare sugli elementi architettonici che richiamano diversi stili, allo stile classico, allo stile romanico e allo stile gotico, che rappresentano tante tappe di formazione, scusate, tante tappe della civiltà europea, insomma, una civiltà europea, se vogliamo, che parte dall'antichità greca, e romana e poi passa attraverso il Medioevo, qui rappresentato dai due stili più diffusi, il romanico e il gotico. Bene, ultima, non è finita qui perché la terza fase del lavoro sarà quella di costruire una mappa delle monete e dei simboli su Google Maps. Vi ho anticipato la slide inavvertitamente, andiamo avanti. Ecco qui, utilizzando My Maps e creando un database su Excel, ma anche su Google. Per ogni stato gli alunni caricheranno delle monete in modo da avere una mappa che quando ci si va sopra a cliccare riporti magari questa immagine. Le facce nazionali della moneta, le facce nazionali dei diversi tali dell'euro in corrispondenza di uno stato. E ancora, a partire dai materiali che i ragazzi hanno raccolto, gli stessi potranno realizzare un PowerPoint essenziale che sarà valutato. Un questionario finale concluderà le attività perché l'obiettivo, insomma, è sempre l'acquisizione di saperi, funzione indicata, se vogliamo, negli obiettivi. Andiamo avanti. Il quarto laboratorio riguarda le istituzioni e le agenzie dell'Unione Europea ed ha come chiaro obiettivo conoscere le istituzioni dell'Unione Europea. Anche qui abbiamo una scheda di rilevazione proposta dal docente. Su questa scheda gli alunni riporteranno dei dati che ricaveranno di nuovo da un web quest predisposto dal docente, di nuovo sul sito dell'Unione Europea, e ricercheranno semplicemente le istituzioni e le agenzie, i loro compiti e dove si trovano. Una volta raccolti questi materiali, se ne parlerà in classe, si approfondiranno i diversi aspetti delle istituzioni dell'Unione Europea e i compiti di qualche agenzia, magari. Bene, questi dati poi verranno portati su Google Maps. Ecco qui, e realizzeranno una carta di questo genere. Questa, vedete, è una carta delle agenzie in rosso e delle istituzioni in blu. Quindi questa carta ci dice in quali località, in quali stati si trovano le diverse agenzie. Non sono stati riportati tutti, è una simulazione questa abbastanza avanzata, diciamo che è una fase in divenire del laboratorio che faranno gli alunni. Ancora, poi, per ogni località
metteranno un'immagine e anche una descrizione dell'istituzione, in questo caso il Parlamento europeo, che lì si trova qui a Strasburgo, oppure anche, nel caso di Parma, abbiamo scelto dell'Agenzia europea che lì ha sede. Questi sono i prodotti finali che loro, diciamo, di cui loro faranno, loro intendo gli alunni, degli screenshot da salvare, costituiranno elemento di oggetto di valutazione, al pari anche di una semplice presentazione PowerPoint. Anche qui un questionario finale concluderà le attività. Passiamo all'ultima attività. Come si entra nell'Unione Europea? L'obiettivo è anche questo, conoscere le istituzioni, o meglio ancora, dell'Unione Europea, o meglio ancora il loro funzionamento. In via preliminare, il docente fornisce dei materiali, requisiti e procedure per entrare nell'Unione Europea. Eccoli qui, sono stati ricavati proprio dal sito dell'Unione Europea. Abbiamo il criterio politico, messo il criterio economico, quello economico-amministrativo e poi la precisazione sui Balcani. In base a questi criteri e in base ad altre indicazioni, scusate, sono andato troppo avanti, ogni gruppo realizza una scheda geografica. Allora, innanzitutto la classe viene divisa in gruppi. Ogni gruppo adotta uno Stato che attualmente non fa parte dell'Unione Europea e che vorrebbe farne parte. Di questo Stato, di nuovo attraverso un web quest, trova informazioni di carattere geografico, storico, politico, ma anche informazioni relative ai criteri per entrare nell'Unione Europea. Bene, ogni gruppo realizza una scheda geografica, riportando la cartina, la capitale, la moneta, lo Stato, tutte semplici informazioni e anche le attività economiche, i luoghi di interesse culturali, ma tutto una pagina, massimo due, e poi stende una relazione con le caratteristiche richieste per entrare nell'Unione Europea. Una volta ultimati questi materiali, si fa un momento di riflessione con la classe sulle procedure per entrare nell'Unione Europea, si rivedono un attimo i materiali che hanno svolto, che hanno realizzato gli alunni, magari si dà qualche indicazione per eventuali correzioni, e poi si fa una simulazione. Si simula una seduta della commissione esaminatrice degli stati candidati ad entrare nell'Unione Europea. Qui possono essere 3-4 ragazzi. Il docente è meglio che, diciamo, non entri, assuma un ruolo piuttosto neutro, se vogliamo, e ho un alunno per ogni gruppo di alunni presenta il proprio stato, sia da un punto di vista generale, la scheda geografica, sia anche in base ai requisiti richiesti per entrare nell'Unione Europea. Bene, io su quest'ultimo laboratorio chiudo le proposte laboratoriali. Scusate, vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione.